ragazzi, qui è Ricky e oggi siamo qui con un altro episodio della carriera alternata. Non fa questo episodio Leo perché ha un impegno e quindi capita che lo faccio io uno dopo l'altro, tanto alla fine giochiamo solo le partite, tutto in campionato e quindi non credo sia una grossa perdita, diciamo così. Poi logicamente può capitare che anche lui faccia due episodi perché sono impegnato e questo è normale. Allora, vi faccio vedere il calendario, vi faccio vedere cosa dobbiamo combinare oggi. Allora, abbiamo queste partite di qualificazione, ma praticamente siamo già qualificati col Portogallo, quindi ce le simuliamo tutte quante e poi ci simuliamo queste partite qui di campionato fino ad arrivare al Real Madrid che dobbiamo assolutamente giocare. Dopodiché, nel prossimo episodio mancheranno le due partite qui che vedete con l'Osasuna e con l'Espanyol più queste altre tre, quindi le ultime cinque. Quindi facciamo così per poter poi chiudere la stagione nel prossimo episodio che probabilmente farà Leo, ma quasi sicuramente farà lui, ora non lo so. Quindi ragazzi, dobbiamo andare abbastanza rapidi all'inizio. Ovviamente simulando queste partite non le voglio skippare completamente col calendario, ma voglio farvele comunque vedere per vedere bene il risultato. Allora, 2-2 André Silva e Cristiano Ronaldo. Ma vedete, siamo primi insieme alla Spagna. L'importante comunque è passare il tabellone qualora volessimo poi fare i mondiali. Quindi più di tanto non ci interessa particolarmente, però. Certo, arrivare ai primi non sarebbe da buttare, col Belgio non è facile, infatti facciamo 1-1. Vediamo se la Spagna ha vinto, siamo secondi, vediamo. Ah vabbè, ce lo farà vedere poi in seguito, ok. Nel frattempo qui facciamo gli allenamenti, tutto in diretta con voi ragazzi. Metto anche degli allenamenti per i giocatori della primavera, perché sapete meglio di me che abbiamo gli obiettivi, anche se saranno difficili. Vabbè, mettiamogli facile, va. Saranno difficili da raggiungere, però noi ci vogliamo comunque provare e vediamo che succede. In campionato, ragazzi, guardate quanto vantaggio abbiamo. Per quello vi dico di simulare queste parti qui per poter fare poi prima dell'inizio di FIFA 18 un'altra stagione. Perché questa carriera, oddio, 8 settimane, Madonna, se vedo. Questa carriera è bella proprio perché si fa il mercato in due, cioè questa è la cosa più divertente in assoluto. E guardate, abbiamo quasi tutta la squadra in nazionale. Una cosa importante, ragazzi, non vi ho detto, diciamo nell'episodio precedente vi ho detto di raggiungere i 500 like per rescindere il contratto in Insta. Mi sono espresso male sicuro, infatti me l'avete fatto notare più di qualcuno. Alla fine io vorrei che raggiungessimo ogni episodio della carriera minimo 300 mi piace per non poter rescindere. È un po' una sorta di challenge che vi lancio per cercare di andare sempre bene con gli episodi e vedere tutto il vostro supporto. Ok ragazzi, simuliamoci quindi come detto la partita con Granata. Gioca Andrea Conti sulla fascia destra al posto dell'infortunato Semedo per 8 settimane, mamma mia. Logicamente cerco di non skippare proprio al massimo. Qui arriva subito il vantaggio di Ramos, ma il pareggio di Messi. Diciamo che queste partite sono abbastanza abbordabili. Poi con Real Madrid si decide tutto. Spero di recuperare Manolas, che sarebbe veramente fondamentale. Qui segna Tabanù e pareggia subito Hazard. Botta e risposta in questa simulazione contro il Granada. Fuori casa non è mai semplice, neanche in Liga Santander. Finisce 2-2. Ci può andare bene, che comunque era una sfida fuori casa. Ora andiamoci a vedere la classifica. Benissimo, direi benissimo. Ecco perché oggi giocheremo la partita con Real Madrid, perché pareggiando o vincendo quella partita, poi ci mettiamo veramente a distanza, non di sicurezza, ma rischiamo già di vincere il campionato con alcune giornate di anticipo, quindi dobbiamo vedere un po'. Questa partita è un po' più difficile, sicuramente, però cerchiamo comunque di andare a 9 punti sul Real, che sarebbe fondamentale. Giochiamo contro il Siviglia, squadra importante con Vitolo, Ganso, Belhieda, Nzonzi, Borra, anche lo stesso Rami, Tremolinas, quindi giocatori sicuramente di esperienza. Speriamo di andare in vantaggio noi. Ecco subito il rigore di Messi, l'ho chiamato ed è arrivato alla grande. Vediamo un po' l'Atletico Madrid sta perdendo con la Real Sociedad. Raddoppio di Hazard e finisce 2-0, ragazzi. Quindi andiamo alla grande, veramente alla grande. Abbiamo costruito una grande squadra e qui abbiamo 9 punti di vantaggio. Ora simuliamo col Malaga e poi ci sarà il big match con il Real Madrid che ci giocheremo. E lì veramente sarà assurda quella partita. Dobbiamo stare concentrati. Qui col Malaga fuori casa, vi ripeto, non è mai semplice. Però vediamo subito vantaggio di Hazard. Vuol dire che Eden Hazard si è inserito benissimo nei nostri schemi. Qui viene ammonito Camacho per il Malaga, ammonito anche Iniesta, che a questo punto va salvato perché io intendevo di sostituirlo
superare i mi piace per poter tenere questi giocatori. Mi raccomando, ragazzi, un bel 300. Segna Andrea Conti, è questo. Questo è qualcosa di assurdo. Segna Andrea Conti, grandissimo il mio pupillo. Siamo 2-0 e finisce così, perfetta, perfetta così. Quindi direi che siamo praticamente, vedete lì dov'è il Real Madrid. Ormai abbiamo ammazzato il campionato. Qui facciamoci le simulazioni. Giochiamo senza pressione con il Real, però la piccola pressione è cercare comunque di fare un risultato positivo per poi vincere con giornate di anticipo e dimostrare la nostra supremazia nel campionato della Liga Santander. Ah, ecco, c'è la sfida prima con la Real Sociedad, prima del Real Madrid. Vabbè, alla fine è in casa, quindi più di tanto non ci interessa. Questa ce la skippiamo proprio velocemente. Infatti diciamo 2-1 con espulsione di Laramenti, quindi attenzione, un ex giocatore. Allora, è salito di 8 Guerrero della primavera. Mamma mia, tanta tanta roba. L'anno prossimo potremmo anche inserire qualche giocatore della primavera cresciuto così tanto, magari in qualche partita un po' più scarsetta, tra virgolette, anche se nessuna partita è mai facile. E ora, ragazzi, c'è la sfida contro il Real Madrid. Vediamo le email che sicuramente saranno di conferenza stampa. Andiamola a vedere, voglio assolutamente, eccolo qui, motivare i nostri giocatori. Perfetto, Barcellona motiva e ci siamo, ragazzi, ci siamo per giocare questo big match, assolutamente. Ok, le divise vanno bene, giochiamo a Santiago Bernabéu, quindi non sarà semplice. Allora, ovviamente prima il Laramenti, perché è un ex del Real Madrid, non del Barcellona. Questa è la formazione. Vediamo se possiamo fare qualche piccolo cambio. No, alla fine la formazione è titolarissima. Dai, mettiamo Rakitic al posto di Iniesta, lo vedo un po' più pronto. Manolas è tornato, mamma mia, Manolas finalmente. Sì, direi che li abbiamo tutti, tranne purtroppo Semedo, ma vabbè, non importa. Allora direi che leggenda, 4 di Sereno, si va nel match. Si comincia, Santiago Bernabéu, pubblico, sicuramente delle grandi occasioni, soprattutto per il Real Madrid, per accorciare, ma ormai penso che anche loro sono abbastanza spacciati. Qui inquadrato Cristiano Ronaldo, che potrebbe darci molto fastidio. Si comincia, prova a salire Andrea Conti, il mio pupillo se ne va. Rientra Andrea Conti e perde un brutto pallone. Non dobbiamo perdere questi palloni per Ronaldo. Eccolo Andrea Conti che recupera il pallone. Messi, perfetta. Suarez vede il pallone dentro, ci arriva Carvalho. Bravo Marcelo che perde palla, gliela recupera Messi. Vai Andre Gomez, allarga tutto. Perfetto per Eden Hazard. Eden Hazard prova a rientrare. Bella questa palla centrale. Vai che l'hai visto Rakitic, vedi Messi. Oddio, Messi davanti il portiere. Messi, la parata di Navas. Attenzione alla ripartenza Real con Gareth Bale, che è molto molto veloce. Benzema, pallone di ritorno, ancora Gareth Bale con i numeri, cerca di superare la nostra retroguardia, ma qui fa buona guardia Manolas che chiude tutti gli spazi. Però qui Bale la butta dentro, esce, verrà palla a piede benissimo. Ripartiamo con Conti. Attenzione qui, pericoloso Cristiano Ronaldo, prova a mettere i piedi in aria. Bello il numero, la frenata, non è messo dentro, ma esce monumentalmente Piqué. Suarez allarga palla verso Messi, buona azione di ripartenza da parte dei nostri. Eccolo Messi che si va a imbottigliare, ma la palla è ancora lui, è sua. Perfetto, vai Messi, dai dai che buona la palla, dai che buona. Fallo il movimento, eccolo Suarez, no Sergio Ramos. Ancora noi con Verratti, c'è Lionel Messi. Vai il pallone di ritorno, bellissimo il pallone. Prova a rientrare Messi ancora con Mancino, la palla resta lì, viene spazzata via. Dai che l'azione è buona, c'è Verratti. Verratti chiama palla Rakitic. Rakitic frena, prova un numero, ancora Verratti, il pallone dentro per Andrea Conti che prova il destro, ha battuto Marcello. Attenzione qui James, James ha un buon mancino. Occhio che la palla resta lì per Ronaldo. Arriva all'1-0 al 33esimo. Mi ha disorientato quella palla fermata lì, guardate, di James. Qui poteva starci il fallo, si sono scontrati i miei due difensori centrali e potevo farci ben poco. Poi vabbè, Cristiano Ronaldo da lì non sbaglia e purtroppo siamo sotto 1-0. Dai ragazzi, non abbattiamoci, cerchiamo di recuperare il risultato. Eccolo qui il pallone Hazard, Rakitic, bella la palla dentro, Andre Gomez, vede Hazard, Hazard con mancino, ci pensa Navas. Vabbè, siamo anche un po' sfortunati. Vediamo il calcio d'angolo, se riusciamo a metterlo dentro, la palla resta lì, Casemiro spazza via. Manolas, il pallone per Hazard, Hazard vede Suarez, Suarez il pallone per Verratti, Verratti che cambia tutto per Messi,
Messi, sempre in posizione defilata, prova ad entrare in aria, fermato da Casemiro. Eccolo Andrea Conti, ancora per Messi. Suarez tiene bene il pallone, si mette in proprio. Eccolo Hazard, Hazard può rientrare, qui c'è fallo. Dai, arbitro, qua era fallo, se no me ne ero andato. Vabbè, eccolo Hazard, possiamo attaccare in questo inizio di secondo tempo. Eccolo Andre Gomez, pallone dentro verso Suarez che viene anticipato. Attenzione a Ronaldo, deve chiudere Andrea Conti, bravissimo Andrea Conti, fai ripartire Verratti, perfetto. Questa è una buona azione di rimessa, secondo me no. Casemiro è un muro, ricomincia con Ames, oddio Ames, non lo fate calciare Manolas, un muro. Dai che ripartiamo, Andre Gomez. Vedi Hazard, perfetto il pallone per Hazard, Hazard può correre sulla fascia. Può andare Hazard, frena e rientra, bravissimo, mettila dentro, dai che c'è Suarez col mancino, la palla resta lì, dai ti prego, no. Dai, ripartiamo con Handanovic, va bene, vai Hazard. Madonna, Pepe fa il terzino su Hazard, assurdo. Qui Zidane con queste istruzioni, occhio a Bale, chiudiamo, bravo Andre Gomez, niente, la palla ce l'hanno sempre loro, non la riesco a togliere. Oddio che giocata qui di Bale, occhio, può calciare, palla fuori, meno male. Giunti al 65esimo io farei qualche cambio, metterei, allora Gomez non mi sta piacendo, metterei Sergio Roberto con Verratti centrale e poi metterei Messi punta centrale e Dembélé, solito cambio per me, lì avanti. Aia, madonna mia come ce ne siamo usciti, no poi ce ne siamo usciti malissimo invece. Aia, c'è Modric, 2-0, ma erroraccio mio in assoluto, perché veramente dovevo spazzarla via questa palla. Alessandro, mettila dentro. Poi che c'è Messi centrale. Messi prova a girarsi. Sergio Ramos non gli ruba palla. Messi! La parata di Navas. Vabbè, ma mi ha parato tutto Navas. Bello, il pallone recuperato da Rakitic. Mettila dentro. Poi Messi! Mettigliela bene, gliel'hai messa a schifo. Poi Messi! Il sinistro rimpallato per Sergio Ramos. Assurdo. Ci siamo svegliati, ma probabilmente un pochettino troppo tardi. Dai, ancora. Azione ancora è calda. Mettila dentro per Messi. Messi frena, prova a girarsi, vai Messi, praticamente devi giocare da solo. Vai Messi, entra in aria, mettila per Rakitic. Vabbè però Navas farà il mondo. Dai così, Manolas, ancora pallone dentro, Rakitic per Messi. Niente da fare, bella Dembélé verso Messi, che viene anticipato ma lui non molla mai, fino alla fine, vai Verratti. No, maledizione. Bella questa palla, Rakitic aspetta Messi, perfetta, vai Messi. Vabbè. È insuperabile Navas, cioè come tiri non gli fai gol. Vediamo questo calcio d'angolo, Hazard di testa, c'è Carvalho sulla linea e finisce il match, purtroppo perdiamo per 2-0, assolutamente immeritata secondo me, però non siamo stati cinici magari, però vedete abbiamo fatto un sacco di tiri in più del Real, però la palla non l'abbiamo messa e quindi è giusto che abbia vinto comunque il Real Madrid con due fenomeni come Cristiano Ronaldo e Lucas Modric. Assolutamente alla fine nel complesso ci sta la sconfitta. Qui facciamoci i nostri allenamenti e praticamente adesso mancano 5 partite alla fine del campionato. Qui sale Alena, diventa un 73 ovvero non male questo giocatore in prospettiva. Vediamo l'anno prossimo in FIFA 18 come può essere, anche lui sono curioso. Allora vediamo, abbiamo praticamente 8 punti di vantaggio. Vabbè, alla fine stiamo abbastanza tranquilli. Quindi ragazzi direi che questo episodio si può chiudere qui, vi ho messo tanti highlights per la partita con Real Madrid perché mi sembra anche giusto un big match, il classico. E quindi ragazzi mi raccomando, raggiungiamo almeno i 300 mi piace, sarebbe veramente bello raggiungerli, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao ragazzi!